Abbiamo assistito alla presentazione dei palinsesti Rai, naturale chiedersi come vada la raccolta pubblicitaria di Rai. La raccolta pubblicitaria Rai nel primo semestre, anzi abbiamo visto la Nielsen di gennaio-maggio, va bene, va un po' meglio del mercato. Quello che per noi però è fondamentale è, come dire, evidenziare quello che diceva il dottor Sassoli 2-3 giorni fa alla presentazione di UPA, nel senso che lui ha parlato con parole che hanno fatto bene al mercato, perché ha parlato di fiducia, e naturalmente fiducia è la parola d'ordine nel nostro mestiere. Quindi noi vediamo un primo semestre buono, oggettivamente migliore delle aspettative. Vi ricorderete che tra ottobre e novembre i vari scenari sull'anno non erano esattamente meravigliosi, invece il mercato sta tenendo, anzi c'è un piccolo segno più che chiaramente riguarda la televisione, mentre radio e digital stanno andando sicuramente meglio, e le prospettive, nonostante poi in autunno noi abbiamo la controcifra dei mondiali, però le prospettive sono comunque di stare allineati o forse ancora un po' meglio anche rispetto al totale anno, sempre considerando insomma questa ventata di aria ottimistica che ci veniva da UPA e che noi abbiamo moltissimo apprezzato. Il direttore generale Rossi ha parlato di una Rai che si concentra sul prodotto e organizza i palinsesti per generi e non più per reti. Avrà un impatto sulla vostra proposta al mercato? Cioè è un modo di ragionare quasi come ragiona il digitale? Beh, il tema dei generi noi lo abbiamo, devo dire la verità, adesso non perché sia tornato in auge, però noi l'abbiamo, sicuramente il nostro pubblico dei giornali specializzati se lo ricorda. Noi abbiamo cominciato a parlare di generi ancora prima che la rivoluzione per generi diventasse operativa, quindi anche soltanto sul piano industriale. Vi ricorderete magari che tutte le nostre presentazioni, ad esempio quella di 3 anni fa, era proprio già tutta sui generi, non c'era più Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma era già sui generi. Per noi è un elemento di semplificazione e anche un elemento di grandissima collaborazione con le aziende, perché i generi, generalmente le aziende non sono interessate a tutti i contenuti, le aziende evidentemente hanno un DNA di marca e il DNA di marca si esprime meglio rispetto. È chiaro che se io ho un certo tipo, se io sono nel fast moving e vendo prodotti snack, forse mi interesserà un pochino di più l'intrattenimento leggero magari. Se io invece sono una grande banca, una grande istituzione finanziaria, magari mi interessa più l'approfondimento e il racconto del territorio. Quindi questo ci aiuta moltissimo, perché è vero che ragionare per generi consente una focalizzazione su tutta una serie di prodotti che ci aiuta tanto. Quindi io direi sì. Sì, e condivido il fatto che questa cosa, nata 4 anni fa, già era stata molto, molto, molto interessante fin dalle origini. Noi riteniamo che il Golden Minute sia un'innovazione di prodotto che nella sua semplicità però risponde moltissimo a tutto quello che sta avvenendo nella fusione tra digitale e mondo lineare. Se voi quando intervistate i miei colleghi di tutti i più importanti gruppi media internazionali, sono sostanzialmente, o a livello italiano o a livello internazionale, tutti impegnati in ricerche sull'attenzione. Tutti i gruppi media importanti, che hanno quindi grandi capacità di ricerche, stanno tutti cercando, anche collaborando con il mercato, di capire quali siano le determinanti finalmente di una valutazione quantitativa dell'attenzione, perché tutti si rendono conto che, ok, è un bel concetto, però poi noi abbiamo bisogno, come voi sapete molto bene, monetizzare. Beh, adesso senza arrivare alla monetizzazione, quantomeno alla quantificazione, che è l'anticamera della monetizzazione. L'importanza anche della creatività, perché quella sull'attenzione gioca un ruolo predominante. Ma infatti tutti gli studi dicono che poi, è come al solito, le questioni complesse non si riducono mai a una spiegazione, si devono affrontare mettendo insieme varie cose. La creatività è sicuramente uno degli aspetti. Quando io ringrazio i nostri direttori di genere, non lo faccio perché sono dei cari e stimabili colleghi, e questo è già un fatto importante di per sé, ma lo faccio perché l'integrazione con loro, cioè stare seduti dal primo momento in cui si pensa a un progetto, che sia daytime, prime time, e che loro accolgano le nostre idee, le idee del mercato, i nostri inserzionisti, è una cosa fondamentale. Se gli inserzionisti arrivano dopo, come era il vecchio modello di 10 anni fa, è chiaro che poi l'integrazione è giusta apposta, al tessuto editoriale. Mentre se si ragiona, i creativi a volte si divertono come dei matti, i creativi editoriali, a tirar fuori delle idee che poi valorizzino i brand. Quindi c'è un'abusata formula che è win-win, vincono tutti, ma è vero, perché se uno va a vedere le curve, poi le curve tengono, anzi, le curve migliorano.
La musica, noi sulla musica siamo molto contenti, l'attività con Friends in Vivo sta andando, spero che anche Friends in Vivo sia contenta, perché insomma i risultati, che ovviamente non posso, siamo appena partiti. Nell'ultimo anno e mezzo noi siamo cambiati abbastanza, abbiamo creato il polo radiofonico, abbiamo lavorato bene adesso sulla musica, stiamo lavorando bene ancora, c'è tanto da fare. Io vorrei consolidare prima queste innovazioni, che per noi sono abbastanza significative, prima di lanciarmi in nuove. Consideriamo che noi sulla musica comunque ci abbiamo la partnership con Vevo, che sta andando molto bene, che è un player di grandissima importanza e che secondo me ancora in Europa, in Italia, ha dei margini di crescita mostruosi. No, mostruosi non è una parola, è molto significativi. Ecco.